0258219585 se volete intervenire telefonicamente in diretta, oppure il 349-8275983 per i vostri sms. Oggi è mercoledì ed è dunque il giorno di Giovanni Lapidari in collegamento con noi. Buongiorno Giovanni, come stai? Ciao Emeric, qui tutto bene, buongiorno a tutti. Allora, punto di metà giornata, Giovanni, una giornatina in attesa, secondo me siamo tutti lì ad aspettare l'inflazione. Bravo, mercati appesi. In questo tentativo che le borse americane stanno cercando di costruire o di ricostruire, di consolidamento e di un'eventuale, per il momento molto eventuale, creazione di una base da cui rimbalzare, la volatilità è un attimo scesa in queste ultime due sedute, ma su analisi di tempi più lunghi è ancora abbastanza robusta, ha perso un 15-20% dai massimi, non oltre. Sull'indice, che in questo momento ha la volatilità ancora più dell'S&P, la sofferta, che è il Dow Jones, per gli effetti perversi non tanto della correlazione ovviamente S&P Dow Jones, ma anche per il fatto che ci sono di mezzo i cambi, e un listino molto industriale quale quello americano sui cambi ne risente. Accennavate prima al discorso dello yen, grande cautela, perché comunque lo yen, si è visto anche dal Nikkei un po' un divago stanotte, non mostra di voler mollare la presa, e credo che quella pausa che vediamo oggi sui mercati, in questa prima parte di seduta, nel pomeriggio potrebbe andare a chiarire dei livelli tecnici. Ci sono i bond, T-bond 143 sorvegliato, euro-dollaro a rialzo, preoccupazione per le borse europee sopra 1,24 e 15, allentamento sotto i minimi di ieri di area 1,22. Non mi piace molto la chiusura di ieri, la giornata di ieri della borsa italiana, che è stata un po', come avete già detto, in contrasto con quello che abbiamo visto dalle altre parti, dove un po' si è cercato di riportare a galla i prezzi, mentre non vorrei che da noi Bridgewater e compagnia bella cominciassero a mettere nel mirino in maniera sempre più precisa alcuni titoli guida del nostro mercato in vista delle prossime elezioni. Sarà bene quindi che lo spread Bund e BTP si riporti a dei livelli decorosi, ma credo che le ferite che sui mercati abbiamo commentato e che avete commentato anche con gli altri ospiti nelle precedenti sedute rimarranno, e pertanto sarei prudente a gestire e a vedere in questo rimbalzo delle borse qualcosa di più che un rimbalzo, non del gatto morto, ma sicuramente di un gatto che è stato meglio in altri periodi, e pertanto il trend attuale lascia tutto ciò che abbiamo visto nei mesi scorsi alle spalle come un meglio che appartiene già al passato, mentre adesso bisogna navigare a vista. Non escludo nuovi progressi alla rottura di certi livelli tecnici e in caso di notizie confortanti, ma di base per gli investitori che maggiormente ascoltano la vostra rubrica, ovvero quelli di periodo, è forse il tempo di incassare profitti, o ancora ci siano, e il tempo anche di attendere livelli più interessanti prima di entrare sul mercato. Bene, questo è quanto? Sì. Partiamo? Certo. Buongiorno, Simone D'Arezzo, analisi tecnica su Eni. Grazie, grande Giovanni. Prego, Eni. Analisi tecnica su Eni. Il titolo come analisi tecnica ha sofferto tanto in questi ultimi giorni. La discesa è veramente assai poco bella da vedere, la rottura della media mobile sul 4 ore, se diciamo un po' il time frame, a 14,27 si è fatta sentire, ma a 14,42 si è fatto sentire l'abbandono da parte dei grandi investitori venerdì 2 febbraio di questo titolo. Su questo titolo credo che sicuramente il prezzo del petrolio, che non ha proseguito il rialzo al di sopra di 62 che si pensava dovesse fare nelle scorse sedute, ha sicuramente inciso, anche se non credo in un ulteriore grande calo delle quotazioni del greggio, ma di certo Eni è molto vicina in area 13,156 a dei minimi non assoluti in termini di prezzo per gli ultimi tempi, ma importanti come volumi, e lì è il caso che il titolo ci faccia vedere qualche cosa, però non mi sembra di vedere assolutamente volontà di acquisti, e gradirei che il titolo chiudesse la settimana sopra 13,56, anche 13,60. Allora mi piacerebbe vedere la chiusura settimanale, quindi guardiamo il settimanale, con un hammer o con una figura di rifiuto a scendere
che allora potrebbe far rientrare qualcuno sul titolo. Ma in questo momento, con questo tipo di grafico, il titolo, per chi ce l'ha, non è né da mediare, e per chi non ce l'ha non è da comprare a questo attuale livello. È un molto venduto, America, questo sì, ma ciò non significa più di tanto. È un segnale di eccesso ribasso, ma potrebbe essere anche un segnale che in questo momento sul petrolio e sui suoi titoli più legati non si vuole mettere mano. Supporti e resistenze di Snam e Italgas. Snam. Andiamo... l'avevo perso. Se preferisci Italgas, prego. No, non ce l'avevo in watch list. Beh, supporto di Snam, sarà bene che il 3,55 che abbiamo visto questi giorni sia assolutamente area da non scendere oltre, perché altrimenti si perderebbe dei minimi precedenti dello scorso anno, ma si perderebbe una zona di volumi, e fatalmente il 3,4720, il 3,4220 potrebbero essere nel breve presi. Dal punto di vista delle resistenze, la media mobile a 200 a 4, un livello tondo, si è fatta sentire nella sua rottura, 4 anche un livello tondo, ma vi sono anche importanti volumi. Se andiamo a cercare resistenze un pochettino meno lontane del 4, direi che, fermo restando l'assoluta importanza dell'area di prezzo raggiunta dal titolo, credo che i vecchi minimi di swing corrispondano anche ai massimi di oggi, di area 3,70 e qualche cosa, siano livelli molto avvertiti dal mercato, e credo che un altro livello avvertito dal mercato sarebbe 3,81. Queste sono le resistenze. Italgas. Eccolo qua. Titolo non con la stessa deriva ribassista di Snam, ma sicuramente anche lui non attraversa un buon momento. È venduto dalla rottura della media mobile a 200 periodi giornalieri, che si conferma un semplicissimo ma altrettanto efficace indicatore delle tendenze di mercato per gli investitori che ascoltano la nostra rubrica. 4,78 la rottura è secca, ci sono anche molti volumi, quindi si nota proprio che molti titoli hanno tantissimi volumi in corrispondenza di questo spartiacque, che sarà bene cominciare a monitorare anche per le settimane e mesi successivi, perché è importante. Supporti 4,30, 4,195, 4,24 in sequenza, molto importante sarebbe anche il 3,97 da cui siamo lontani. La tendenza ribassista, potremmo vedere dei colpi di coda tali da riportare il titolo in area 4,52 e 4,5450, che però è anche un doppio minimo di swing e che credo che il mercato non sarà facile che lo possa superare. Configurazione grafica di coltellino che sta cominciando a prendere velocità nella sua discesa, da non comprare adesso. 0258219585, andiamo in pausa e poi torniamo subito con le risposte di Giovanni Lapidari alle vostre domande. Buongiorno e benvenuto a Giuseppe da Trapani in collegamento con noi. Giuseppe. Buongiorno Emerichi, complimenti per la trasmissione. Grazie, e un saluto al dottor Lapidari. Mi dica. Senti, io volevo sapere cortesemente, andando su Salvatore Ferragamo, sì? Sono dentro, volevo sì? Sapere se uscire oppure tenere. A che prezzo? 23,58. Poi su Unicredit, sì? E infine su Leonardo. Che oggi sale Leonardo. Ma ce l'ha tutto in portafoglio? Leonardo sì, un prezzo più alto, circa 11, ok. UCG invece non ce l'ha? No, UCG okay. Non ce l'ha. Grazie mille Giuseppe, alla prossima. Grazie a te, alla prossima, grazie. Allora Giovanni, cominciamo da? Ferragamo lo terrei, cioè se lo avessi io e non avessi un'esposizione importante, quindi non oltre il 5% del mio portafoglio globale, terrei il titolo, perché da quello che vedo, invalidamento o invalidazione di questo scenario sotto 20,92, diciamo 21, credo che si possa ritornare forse a vedere i prezzi medi di carico con cui il collega ha questo titolo. Da importante c'è il 22,96 da superare, che è ostico, e una zona di volumi a 22,12, che è un po' sopra, sia pur di poco, al titolo, che comunque oggi farebbe l'1,20%, ci vuole qualche giorno, ma lo terrei.
personalmente. Per quanto riguarda Leonardo Finmeccanica, mi prende malissimo quando vedo il grafico di Leonardo, sì. Su cui oggi finalmente vediamo una candelina verde, che auguriamoci questo 1,43% che fa possa trasformarsi in qualcosa di più. Bisognerebbe rivedere quota 9, cioè la base dell'Hammer con decorosi volumi, comunque il titolo ne sviluppa parecchi, del 6 di febbraio. Ahimè, purtroppo i volumi sono nella candela del 30 di gennaio, una candela decisamente orribile per conformazione non certo rialzista e soprattutto per volumi, e ha lasciato una traccia a 10 di tanti contratti passati in slippage. È anche un prezzo tondo e pertanto avere... Cos'è lo slippage? Io non ti capisco, parli in inglese, in italiano, slippage, parliamo, cos'è? In italiano, non linguaggio aulico, come diceva Mughini, è lo slittamento dei prezzi, metti un ordine e non sei eseguito al prezzo in cui hai messo in quel momento l'ordine, perché il mercato è friabile, volatile, quindi ti esegue al prezzo che trovano sul book. Detto ciò, 11 è irraggiungibile, nel breve e nel medio termine. Ottimismo. No, realismo. No, beh, realismo, hai ragione più che... È raggiungibile. Almeno, non è che non è raggiungibile, ma ci sono tanti livelli da superare, e tanti è molto importante. Bravo, e c'è anche una strada notevole, perché siamo a 8,53 per arrivare a 11, certo. Spero di non sbagliare, un 30%, e il titolo questo 30% non ce l'ha. C'ha una configurazione di rovine totali, gap aperti, una discesa, sì, di ribasso enorme. Ma è il classico titolo che probabilmente è stato acquistato dicendo: ha perso molto, non lo fate più se possibile, perché non è la strada migliore per trovare livelli importanti dove entrare. L'analisi grafica in quel senso ci può aiutare. Unicredito, chiaramente la banca soffre sempre un po' quando sul settore finanziario le cose non vanno bene, dimostra a 18 di avere veramente un ostacolo. Non da poco, è tanto tempo che questo 18, per essere stato raggiunto 9 mesi fa, non gli ha famo, e pertanto c'ha un box che non mi piace molto, contraddistinto da questo 18 circa che sta sopra e dal minimo dell'altro giorno del 6, della brutta giornata del 6 a 16,50. La configurazione non dice che ha voglia di tornare su, ma dice che avrebbe piacere di farsi un test sui minimi a 16,93 della media mobile a 200 giorni, che dovrebbe, ipotesi 55 a 45, va, tenere, dovrebbe, perché comunque la struttura non è cedente, è una struttura di volatilità senza direzionalità alcuna, ed è una delle cose che ci piacciono meno nel trading, e pertanto stiamo molto attenti, perché anche se per poco non si è verificato uno scenario di area 15 che qualche settimana fa avevo detto sarebbe stato un livello di ingresso interessante, continuo a pensare che Unicredito debba essere comprata fra 13,95 e 15 se uno vuole comprare bene e tenere il titolo in posizione per qualche tempo. Io così farei, chiaramente verificando quando, se e come il target di prezzo ideale viene raggiunto. Attualmente non comprerei assolutamente Unicredito. Salve, mi chiamo Massimo, volevo fare una domanda all'esperto. Incarico Saipem a un prezzo molto alto su 6 euro, può essere il caso di acquistarne altri a questi prezzi per abbassare il prezzo di carico? Grazie, complimenti per il programma, ma probabilmente Massimo è una delle prime volte che ci vede, perché noi qua abbiamo due proprio regole fondamentali. La prima è lo stop loss, sempre in macchina quando siete a mercato. E la seconda, qual è, Giovanni? Mai mediare. No, allora, prego. Mediare io l'ho fatto a volte, il più delle volte mi è andato bene, ma mi ricordo di più le volte che non mi è andato bene, e personalmente preferisco la regola aurea di stopparsi dal punto di vista psicologico non è un delitto e non fa male, fa molto bene all'autostima, perché significa che non stai sperando nel mercato, e quindi vuol dire che quando speri la tua autostima e la tua capacità di controllo delle finanze è zero, ma stai governando te le tue scelte, e in termini di energia e di lucidità per fare nuove operazioni, questa è una roba che se la vendessi al supermercato faremmo affari d'oro. La situazione su questo titolo è al prezzo di carico che ci dice il collega. Credo che il miglior consiglio lo puoi dare te, non io. Se rompe i 3,25 valuterei quantomeno un'uscita dalla posizione io.
Non lo so, tu che dici? Io 3,25 è una bruttissima, cioè un supporto molto importante. Se rompe questo va sui 3,14 che sono i minimi di giugno del 2017. Poi dopo il 3,14, signori, ci sono i minimi di fine agosto, e non è che c'è molto altro in mezzo, che sono a 3 euro. Detto questo, oramai 6 euro, siamo a 3,25, se a sto punto tenere e mettersi uno stop bisogna sui vedere, 3 euro. Bisogna vedere la perdita quanto incide sul portafoglio e quanto incide sul morale, ovvero mettiamo che ho messo 10.000 euro su Saipem e quindi a 3,29 sto perdendo 4.500 euro. In termini monetari, che valore do a 4.500 euro? Prima domanda. Seconda domanda. In termini di rapporto fra questi 4.500 euro e gli eventuali altri guadagni, oppure il rapporto al totale del mio portafoglio, quanto incidono? Ho 100.000 euro, sto perdendo 4.500 euro, il 4,5% del mio portafoglio, quanto sto guadagnando da altre parti? Terzo, ho in me la forza di poter dire rinuncio a questi 4.500 euro e pago una lezione al mercato e da questa lezione ne traggo lo spunto, la sicurezza per andare a recuperarli entro l'anno. Allora bisogna uscire, perché si fa un discorso importante proprio di contabilità mentale e aziendale del proprio trading. Mediare, per dire, gioco un biglietto alla lotteria del gratta e vinci, è un indice purtroppo che nei libri di marketing viene proprio indicato come l'indice anticamera di una nuova povertà. E non l'auguro al collega che ci ha chiesto questa importantissima domanda. No, decisamente, piuttosto assumere la perdita, signori, non abbiate paura di assumere le perdite, per quello abbiamo che io vi dico... Diciamo, bravo Emek, diciamo una cosa forte e chiara, prego. Abbiamo perso tutti noi che ci vedete in trasmissione più volte e anche a volte in modo molto doloroso, sappiate che i vincitori e i fenomeni esistono solo nel mondo virtuale, Class è mondo reale e non c'è trader che vada su Class dove vanno grandi professionisti che non abbia annoverato tante perdite, assolutamente. È lì il segreto, è mettere lo stop loss di modo che la perdita sia piccola. Poi ti può capitare che ti prende lo stop al tick e poi riparte. Sono casi, questo succede, però dovete mettere lo stop loss perché è l'unica cosa che riesce a proteggere il portafoglio. Detto questo, andiamo avanti. Buongiorno, che ne pensa l'analista di un'accumulazione su Enel a questi prezzi? Allora, Enel in carico a 3,69, ci aveva Diego che leggo un sms precedente, quindi 3,69 è il prezzo di carico di Enel e vorrebbe accumulare. Qua è il nostro telespettatore furbo perché ci dice accumulare, non mediare. Però se la strategia alla base c'era... Ma perché visto che l'ha comprata a questo prezzo fantastico e vuol dire che è molto bravo, non mi ha visto la rottura di 4,95 della media mobile a 200 giorni. Ragazzi, non siate, ve lo dico in maniera sincera, non siate avidi. Anzi, anche l'avidità. Io, l'avidità è una roba peggio della paura. Sono due tipi di paure diverse, ma l'avidità è peggiore. Io venderei addirittura. Se lui vuole accumulare, significa che pensa che il titolo possa scendere, fa una mediatura partendo dal prezzo a ribasso di carico molto buono, poi pensa che il mercato swinghi e allora fa un pacco di soldi. Io invece vorrei fare mezzo pacchettino di soldi adesso, chiudendo la posizione, e se l'idea è giusta, e vediamo se l'idea è giusta, allora vado a fare una scaling in accumulazione, cioè una mediatura come fosse un pack. Però bisogna essere molto bravi, cosa che lui probabilmente si ha comprato a questo buon prezzo. O è molto fortunato, e allora la fortuna del principiante fa bene incassarla, o è molto bravo, e allora occasioni per dimostrare la sua capacità di stare sul mercato ne ritrova. Sì, anche io chiuderei, porterei a casa, poi io ho veramente una predisposizione per portare via i guadagni, anche piccoli. Non bisogna mai avere paura di portare i guadagni, perché, lezione personale, portare un bel guadagno, trasferirlo e farlo diventare una grossa perdita è qualcosa che è devastante psicologicamente, e invito tutti poi a non farlo. Diamo anche un altro dato. Prego. Sui principali listini e titoli azionari di borsa, in un mese, io ho delle statistiche a riguardo, le giornate tendenziali, cioè quelle dove si entra sui minimi e si finisce sui massimi, o purtroppo viceversa, rappresentano 3 giorni al mese. Gli altri 21 giorni possono essere giornate volatili senza grande direzione, giornate non volatili senza grande direzione, o giornate che magari concludono bene,
ma non in maniera direzionale. Partono bene, fanno un massimo, fanno un test dei minimi, lo rompono e poi magari arriva una news nel pomeriggio, come potrebbe essere quella di oggi, e ti fanno una sparata a bruciare tutti i ribattiti e a chiudere alti. Queste sono 18 giornate, in quelle 18 giornate sono l'80%, bisogna non farsi male, fare come dice Emery, prendere piccoli profitti e mettere da parte e fare non solo capitale finanziario, ma come diceva Joe Ross, fare capitale psicologico. In quelle 3 giornate dove la direzione è chiara, non metterti contro la direzione e cerca di fare delle operazioni buone. Allora lì, se sei bravo guadagni, se non sei bravo ti devi salvare con lo stop. Sopravvivi così, il trading ha solo questo, ha queste regole, tutto il resto che non ha di queste regole è perdita. Adriano da Parma in collegamento con noi. Adriano, buongiorno. Buongiorno, io buongiorno a lei anche. Prego, buongiorno. Volevo sapere per Tenaris, sì? Acquisto tragico a 14,60. Uh-huh. Avevo chiesto la settimana scorsa a Intrepido uno stop loss, però non sono riuscito a capirlo perché probabilmente non l'ha detto. Allora a questo punto, io no, anche perché io poi me l'ero fatto sui 13, però adesso mi ha spaccato anche i 13, a questo punto non so più dove andare. Adesso glielo poi, diciamo subito. L'altra cosa è Mediolanum, che sì, anche lì l'ho comprata a 7,20 perché pensavo che ci fosse un supporto. Adesso è arrivato a 7,2, potrebbe essere un altro supporto, però vorrei avere delle conferme. Va bene. Grazie. A lei, arrivederci. Tenaris, Giovanni. Oggi è giornata decisiva, mi deve tenere la media mobile a 200 che sta affrontando in condizioni non agevoli. La rottura di 13,75 era importante, voglio aiutare il collega. Se prendiamo i minimi del 25-26 di ottobre dello scorso anno e li colleghiamo ai minimi del 17 novembre, per magia intercettiamo quelli del 28-29 novembre. Ne esce fuori una trend line che il gap che c'è fra le giornate del 2 di febbraio e la giornata del 5 di febbraio ha intercettato. Intercettato nel senso l'ha bucato. Vi ha chiuso proprio sul limite della trend line stessa. Quello era il livello di stop. Adesso siamo da 14,66, a questo livello è passato un punto, 13,66, ma 12,66, che fra l'altro proprio chirurgicamente il minimo di ieri, ritengo, 63 per la precisione, è il livello di uscita dalla posizione, a mio modesto modo di vedere. Resistenze, abbiamo già un 13,24, che è il massimo di 4 giorni fa, che sarebbe piuttosto difficile da raggiungere. Situazione non pesantissima, come abbiamo visto in casi precedenti, ma di certo non facile. Mediolanum il supporto è 6,84, titolo che risparmio gestito, la MIFID si farà sentire, mettetela in conto. Già si sta facendo sentire. E oltre, vorrei vedere le trimestrali in primavera del primo trimestre di quest'anno, 6,80, c'è un supporto 6,80, 6,77. Il titolo è in carico, mi sembra, ai prezzi attuali. 7,2, cioè la rottura della media mobile. Sì. Devo essere sincero, se le perdite su questi due titoli non sono eccessive, non credo che siamo in una condizione attualmente dove può essere consigliabile fare alcuna operazione di mediatura. Io vorrei far notare una cosa, Giovanni, se mi permetti. Devi. Praticamente il 7,20... Era un pessimo livello di entrata, perché basta ogni tanto tracciarsi solo pochissime trend line. Se prendete quella del minimo di novembre, ok, la fate partire da qua, la unite con quella del minimo di gennaio 2018, la estendete, potete vedere che 7,20 era il punto preciso di incrocio con questa trend line che è stata rotta. Cioè qua era più uno short da aprire che non un long, a meno che uno non si aspetta, dice la tiene e rimbalza. Però una volta che ti buca il 7,20, che è veramente l'incrocio preciso con questa trend line, ti va a 7,18, 7,15, andava subito chiuso il long. Ma qua era più uno short da aprire che su Banca Mediolanum. Ora, se l'ha preso a 7,20, se l'ha preso ieri, perché se poi era un 7,20 precedente è un altro discorso. Per questa cosa. No. Però in ogni caso era da chiudere pure se l'aveva preso precedentemente a 7,20. Ma guarda la candela di lunedì. Quella candela diceva: signori, attenzione, oppure si compra il crollo, si compra la paura,
se si compra la paura bisogna fare due cose: stop stretti e size piccole. Se il titolo rimbalza guadagni lo stesso bene, se il titolo continua e non vuole assolutamente assecondare il compratore di paura, perdi meno. Va bene, attenzione qua alla rottura dei 7 euro, Ma sì, capisco, anche una cosa, che è un momento di mercato in cui la volatilità è tornata improvvisamente, non è vero che era improvvisamente, ma è tornata in maniera improvvisa per chi non riesce sempre come noi, che lo facciamo di lavoro, a seguire i mercati. E quindi spaventa molti investitori che negli ultimi anni non sanno che cos'è la volatilità, perché non c'è stata. Sì. Cioè, cerchiamo di non impaurirci troppo, ma cerchiamo di essere saggi e di porre delle condizioni, perché è un mercato un po' alluvionato e quindi bisogna cercare di salvare i mobili di casa quando c'è le cose brutte. Invitate Berlusconi per parlare di tasse sulla nostra attività. No, beh, c'è la par condicio, se attacchiamo con uno dobbiamo invitarli tutti quanti. No, non che abbia problemi, però noi qua facciamo finanza operativa, insomma, avete tante altre rubriche su altri canali che fanno politica, poi specie adesso che ci sono le elezioni. Poi per noi è più questa cosa degli inviti dei politici, è molto rumore, però di effettivo si sta aspettando l'esito elettorale, badate bene. Alla fine tutte le cose che vengono dette per la gente che segue finanza ha veramente poca rilevanza. Allora, mi chiedono Mediaset e Azimut, visto che parlavamo di risparmio gestito. Cominciamo da Mediaset, visto che parlavamo di Berlusconi. Ma bellino Mediaset, sembra uno dei pochi titoli che ha voglia di replicare un rimbalzo. Sembra un 123 rialzista che si invaliderebbe sotto 3,10, quindi questo rialzo, per chi l'ha preso oggi, deve avere uno stop obbligatorio secondo le regole di Gio Rossa 3,09, sotto i minimi di oggi, dove passano anche diversi volumi sviluppati chiaramente nelle sedute precedenti. 1,23 può fare un 3,19, 3,21 già è resistenza forte. Però sembra interessante, il 3,19-3,19,60 è ostico come livello di tappo, perché in questo caso siamo bassi. La struttura è carina, per oggi è discreta, si è visto anche qualche acquisto di mano primaria, quantunque il titolo dalla mano primaria sia stato distribuito da 3,77, per cui questo è un rimbalzo che gli operatori tecnici sapranno sicuramente valutare bene, ma archiviamolo come un rimbalzo di una struttura che potrebbe diventare laterale rialzista qualora chiudesse la settimana, cosa non faccia, sopra 3,26. Lo stop l'abbiamo detto, e tal che l'abbiamo detto, andiamo su Azimut, dal quale siamo stati brutalmente redarguiti la scorsa settimana. Su cosa? Titolo... Non mi ricordo, cosa era successo? Nemmeno io. Ci hanno detto che il dividendo è buono. Che per cui anche La storia del dividendo, che lo ripeto, non è detto che un titolo vada a rialzo perché elargisce un grande dividendo, anzi... A volte un grosso dividendo può danneggiare l'azienda, perché vi ricordo come funziona. Signori, economia proprio finanziaria. Il dividendo è un pacchetto di soldi che la società decide di dare agli azionisti per dire grazie, avete avuto fiducia in noi, vi vogliamo bene, vi diamo questi soldi. Però questo pacchetto di denaro che si trasferisce dall'azienda agli azionisti, l'azienda non ce l'ha più e quindi ha un valore minore l'azienda. Detto questo, ed è per quello che, insomma, vabbè. Detto questo, da quando abbiamo gufato, il titolo, fammi fare una battuta, il titolo ha perso comunque un 4%, che l'azienda sia buona, ok, però adesso è andato a cercarsi la media mobile a 200, al solito prezzo di 17,60, corrisponde anche al minimo del 5 settembre dello scorso anno, e alla zona di massimi del 7-8 novembre sempre dello scorso anno. Configurazione grafica non bella, perché la grande candela di rialzo di Azimut con volumi enormi del 15 gennaio, quella del dividendo, seguita peraltro dalla candela che il giorno dopo ha fatto strappare il titolo al rialzo con altrettanti volumi ma chiuso dentro il corpo della candela precedente, sembra un pattern un po' di esaurimento. Anche in questo caso la storia di Azimut, che fa cose ben diverse da Mediolanum, però lavora nello stesso settore del risparmio gestito, ci dice che il risparmio gestito quest'anno farà fatica per un motivo molto semplice: la MiFID scoperchia le carte e obbligherà i promotori a diventare tutti consulenti molto bravi, e non è detto purtroppo che con i portafogli
minimi che si deve detenere per essere redditivi per se stessi e per l'azienda, questo sia possibile, e comunque, scoperchiando i conti, il mercato va a guardare le aziende che più hanno collocato e collocano prodotti che sono contraddistinti non tanto e non solo dalle performance, ma anche dalle commissioni, che adesso non sono più occulte, esatto, ma sono implicite. Esatto. È chiaro che i proprietari di queste aziende spingono PAC, PIR, strumenti rateali per avere certezza sui flussi di cassa, ma anche gli investitori non sono più con l'anello al naso come 10-20 anni fa, quando facevo questo lavoro io. E pertanto credo che la trasparenza che il mercato, gli ordinamenti giuridici hanno imposto, alla fin fine sarà qualche cosa che nel breve potrebbe non aiutare i titoli di aziende che sono comunque aziende molto valide, con management di prim'ordine, con conti di prim'ordine, ma potrebbero andare incontro a una fase di consolidamento. Allora, sta accelerando a rialzo Enel, 1,05, abbiamo toccato 4,70 come massimo intraday. Non ci sono cose strane, però se non ricordo male, oggi dai preliminari, sì, Enel dà, però sulle agenzie ancora non è uscito niente. Boh, sapere... C'è una notizia, perché l'accelerazione è stata fatta proprio in questo... No, però sulle agenzie ti ribadisco, non c'è ancora niente, quindi non so se è qualcuno che sa qualcosa che io non so e che noi non sappiamo. Fammi vedere. No, non sono ancora usciti. Vediamo. No. Aspettiamo fiduciosi e vediamo cosa succede. Detto questo, buongiorno in questi giorni. Ah no, una telefonata che aspetta da un po'. Mi scusi, Luigi da Salerno, che l'ho fatto attendere un po'. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Prego, Luigi. Volevo sapere cortesemente circa la conversione di Intesa San Paolo di Risparmio. Sì. E Saras. Va bene. Grazie. Grazie a lei, grazie. Allora, Intesa Risparmio, San Paolo Risparmio. Eccolo qua. Conversione? Lui ha... Sì, la conversione. Non so, ora, francamente ho sbagliato io a non chiedergli un po' più di specifiche sulla sua domanda. Non mi coglie impreparato, devo essere no, sincero. No, non so tanto se vuole i termini della conversione o meno. Sono praticamente, allora, me li ero segnati. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie sulle basi di un rapporto di conversione pari a 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio in denaro. Quindi tutto quello che ha adesso in portafoglio delle risparmio se lo ritroverà in portafoglio con le intese normali, le azioni ordinarie. La conversione è finalizzata a razionalizzare, eccetera, eccetera. Vediamo se c'è qualche altro dato. No, quella è 1,04, azioni ordinarie, azioni di risparmio. Quindi non deve fare niente, deve solo aspettare, gliele convertono in automatico. Poi, detto questo, non so, facciamo anche... cosa facciamo? Facciamo Intesa San Paolo, dai, visto che tanto oramai le risparmio si convertiranno, facciamo direttamente Intesa San Paolo, che tanto non abbiamo ancora fatto. Sì, ha sentito i minimi di 3 e su questi minimi di 3 potrebbe essere effettuato un nuovo test che potrebbe non essere a meno di, cioè il titolo deve andare a 3,12, se mi va a 3,12 evita per il momento e allontana questa zona di 3 che comunque gli lascia un 4% sotto e dice ok, ci rivediamo fra un poco, altrimenti siamo un 2% vicini a questa zona di test ed è il numero tondo, sono anche i massimi precedenti di settembre dello scorso anno, colti col gap e poi ripartiti dell'altro giorno, ma non vorrei che un nuovo attacco, un nuovo affondo, bisogna anche un po' vedere le giornate di domani e di venerdì come chiude la settimana, possa invalidare. 3 quindi è un livello che il mercato vede benissimo, che il titolo ha sempre sentito, ma che a mio parere suggerisce di controllare dove sono i supporti veri, che sono a 2,90 e soprattutto in area 2,86-87, perché lì vi sono anche dei volumi. Un acquirente d'Intesa farebbe bene a comprare Intesa proprio sul 2,87-2,85, dove incontrerebbe, nel caso, la media mobile a 200 giorni e quindi avrebbe qualche conforto in più. Adesso non è sui massimi, ma non è certo buon mercato, sì. In un mercato che sta cominciando a caricarsi di voglia di prese di profitto, di far ballare un po' le nostre coronarie, e comprare a questi prezzi secondo me non è proprio il caso, quantunque il titolo sia molto sano. Saras l'ho guardata prima, mi è presa male, ma meno male che mi chiedono in Intesa, perché se guardo il grafico
è veramente brutto. Più che altro non mi spaventa tanto la discesa, che già di per sé si commenta, ma il fatto che se prendo i minimi del 1 agosto 2016 e li unisco a quelli dei primi di settembre del 2017, traccio una trend line che proprio questi giorni è saltata in area 1,68 circa, siamo a 1,5780 stamattina. Per cui la rottura di questa trend line, rotta dalla giornata del 6, abbarbicati per due giorni a cercare di capire, rotta definitivamente venerdì 9 a chiusura di settimana, anche questo altro fattore non bello, non mi piace. Siamo proprio sui minimi assoluti del periodo, cioè quelli di martedì, mentre molti titoli non sono su questi minimi, sarà se lo è. Tutto il petrolifero soffre, la rottura del petrolio di 62 dopo aver fatto 66 e trovarlo oggi a 58,75 con pochissima voglia di accumulare e risalire e di pensare che forse il greggio debba andare a 55 a trovare delle nuove strategie di supporto, mi fa pensare che se così avvenisse i titoli seguirebbero questo andazzo, quindi sarà se bisogna comprarla più sotto, perché fra i petroliferi, certo, è sicuramente non il più forte. Buongiorno, in questi giorni sto perdendo circa 2.000 euro su un capitale di 25.000, non ho gli stop loss, non ho bisogno per ora di questi soldi e sono disposto anche ad aspettare anni. Faccio bene o male? Va malissimo, non male. Primo perché non ha gli stop loss, quindi se lei è anche disposto ad aspettare anni, può darsi che se lo ritrova la metà di questi 25.000. Poi stiamo parlando di un 10%, che non è una cosa da poco. No, io non sono d'accordo sulla strategia del non ho gli stop loss e poi soprattutto non ho bisogno di questi soldi per ora, è una di quelle cose che mi fa venire un po' i brividi, cioè sono il denaro, signori, se non sapete, o quelli che mi dicono tanto non me ne faccio niente, se non ve ne fate niente vi do l'Iban e li mandate a me, io li so cosa fare. Giovanni, no, cosa dire al nostro tesoro? Guarda, una delle più grandi autobugie che ci raccontiamo, ecco, per darci forza, è proprio quello di entrare, vedere che il prezzo non va nella nostra direzione e dire a noi, in chat, se ci siamo, nei gruppi, posso permettermi di reggere la perdita. E lì cominciano zitti zitti a mediare, sono robe che abbiamo fatto tutti. Sì, no. Non a noi le bugie le potete raccontare, vi vogliamo bene lo stesso, Emeric, perché facciamo questo lavoro. Ma non a voi stesse. Bravo, siamo in chiusura. Senti, io suggerimento, lo stop loss io lo metterei in ogni caso, comunque sia. Giovanni, siamo in chiusura, c'è la Rainel, 1,18%, grazie tante, Giovanni Lapidari, alla prossima. Ciao Giovanni. A tutti, buona giornata. Allora, terminiamo qui Analisi Tecnica della Fascia Trading. Grazie a tutti per la consueta interazione che ci ha accordato e torniamo domani in diretta dalle 11. Grazie a tutti.